E benvenuti amici di Weblight TV, siamo su Music Destination e ospite della puntata è Cali. Ciao Cali, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora Cali, cominciamo subito con la domanda delle domande. Allora, chi è Cali? Parlaci un po' di te. Allora, Cali è Stefano. Cali è diventato Stefano 2 anni fa, quando ho iniziato questo percorso musicale che è iniziato con il freestyle in strada, facendo freestyle tra amici, poi è diventata una cosa un pochettino più seria con la stesura di testi e 2 annetti fa ho preso questo nome di Cali e Cali è l'artista che è dentro Stefano. Esatto, diciamo, quindi il tuo alter ego non è come un supereroe, insomma, sei sempre tu alla fine, Stefano e Cali, stessa persona. Cali e Stefano sono tutti qua. Benissimo, benissimo. Allora, il tuo genere musicale è il rap, un genere che chiaramente nel corso del tempo è diventato quasi un punto di riferimento oggi, perché poi beh, oggi molto la trap, ma comunque è diventato un genere mo anche molto ascoltato. Qual è il tuo punto di riferimento? Allora, il mio punto di riferimento massimo per quanto riguarda il rap è Fabri Fibra, perché è un artista che ho sempre ascoltato, che ho sempre amato, mi sono sempre ispirato a lui e diciamo che è proprio il miglior artista secondo me per quanto riguarda la scena rap. Un artista che è sempre andato avanti per la sua strada, ha sempre mantenuto il suo stile e mi piace davvero tanto. Sia da quando è partito, dai primi album, Mister Simpatia, fino anche alle ultime canzoni che ha fatto con Madame, è rimasto il suo stile, il suo timbro, la sua forza, diciamo. Quindi un artista di riferimento per me è Fabri Fibra. Perfetto, quindi se dovessi fare un featuring, insomma, lo farai con Fabri Fibra. Ottimo, Esatto, io accetto feat con Fabri Fibra. ottimo, lanciamo subito questo Esatto. messaggio. E, allora, vieni da una scena che è quella di Forlì, come ci hai detto all'inizio, no? E una città piccolina che si sente molto poco nell'ambito rap, no? Perché ovviamente la scena del rap, Milano, Roma, Napoli sono le 3 città che ovviamente la fanno da padrone, ma com'è il rap a Forlì? Allora, Forlì viene spesso dimenticata perché è una cittadina non tanto grande tra Bologna e Rimini e quindi come hai citato tu i colossi della musica spesso passano da Milano, Roma. Adesso vediamo anche la scena napoletana che sta prendendo fortemente piede con degli artisti fortissimi come Geolier e tanti altri e Forlì comunque si sta muovendo tanto. Diciamo che quando ho iniziato questo percorso mi sono appoggiato a dei ragazzi qua di Forlì con cui abbiamo creato un gruppo musicale, una crew che si chiama Realtà Distorta e di saluto, Hakim, Buer e Omega e io sono Cali, siamo 4 elementi che compongono questo gruppo e comunque stanno venendo fuori degli artisti forti anche a Forlì. Adesso piano piano sentirete parlare di Alla noi. grande. Ascolta, vieni dalle battle, no? Quelle, insomma, le famose battaglie a colpi di rima. Secondo te un rapper, cioè, quanto ha bisogno di passare per questo step, ecco, diciamo così, e non alla scrittura semplice, diciamo, passami il termine, buttata lì su un foglio? È una bellissima domanda perché ci sono artisti che fanno solo freestyle e quindi non scrivono testi. Ci sono altri artisti che non fanno freestyle, vedi ad esempio Khaos One, che è un artista che nel rap ha lasciato una bella impronta. Lui ad esempio non faceva freestyle, ma a livello di scrittura scriveva tra i migliori testi in Italia, secondo me. Quindi non è detto che un rapper faccia sia freestyle che testi. Diciamo che a me piace tutte e due. Ho iniziato col freestyle proprio perché sentivo questi ragazzi che facevano queste rime a tempo e mi sembrava una cosa fighissima e piano piano volevo provarci anch'io. All'inizio ovviamente il freestyle è un pochettino più difficile dello scrivere testi perché è tutto improvvisato al momento, quindi non puoi sbagliare, devi tenere bene il tempo, se hai un po' di flow ben venga. È un pochettino più difficile, però secondo me se parti col freestyle poi la scrittura di testi ti viene molto più semplice, almeno il mio percorso è stato questo.
Perfetto. E invece, ecco, chi invece della mia generazione, sono un po' più, come dire, un po' più anzianotto di te, nasce, diciamo, sotto l'egemonia dei Run DMC, Public Enemy, tutta quella parte americana, no, che arrivava in Italia. E spesso tra di loro, per esempio, una cosa che si notava all'epoca del rap, che oggi magari per molti giovanissimi non è ancora molto chiaro, è che spesso questi grandi gruppi si autocitavano e citavano gli altri quasi con come dire, per lanciare la sfida, no? E poi ti rispondeva a colpi di rima. Oggi, come lo spiegheresti questo a un ragazzo che arriva e dice: Io mi piace moltissimo il rap, ma non ne so molto. Allora, se vuoi, ovviamente io sono dell'idea che qualsiasi cosa uno fa, se la vuol fatta bene, deve conoscere un minimo di basi, di radici e di tutto ciò. Noi abbiamo sempre un pochettino copiato l'America, ma non solo nel rap e nella musica, in tutte le altre cose, anche vedi anche i film che arrivano mesi dopo. Quindi, anche la trap è arrivata da noi un bel po' dopo. Quindi io sono dell'idea che se fai musica, se fai rap, devi conoscere un minimo di passato. Non dico che devi conoscerlo tutto, però un minimo per capire anche cosa stai facendo ha senso, ecco. Benissimo, allora prima di continuare però vorrei lanciare il tuo brano che è Lei, è il tuo ultimo singolo e poi ci facciamo due chiacchiere su questo pezzo. Ok, perfetto. Benissimo, ascoltiamo lei. Oh na 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 Cali. Lei, ehi, sei sostanza quando ti penso, sei fattanza quando ti perdo, sei tutto e niente, sei semplicemente come me, sì, ma un po' meglio. E se ci penso io mi butto, oh, come mi sento un po' distrutto, oh, io per te farei di tutto, baby, già lo sai che non ti butto, baby, a piedi nudi sulla spiaggia. Facevamo anche in acqua, mi consumi come l'aria, poi intrecciati su un utilitario. Hey, se ci penso mi perdo, e se ti penso mi rendi bello. È come un battito, sfuggi in un attimo, è come un lascialo, lascialo un attimo. Scusami, se quando penso a te sono fuori di me. E vivimi, mi manchi, sai che sono attimi. Sono battiti, sono attimi, sono battiti, mi manchi, sai che sono attimi, sono battiti in tutto ciò che sento poi che fa boom boom boom. Se non mi ami non me ne frega niente. Se non mi cerchi non divento pazzo. Non ti chiamo che fa tu. Credici, la vita non è fatta di favole. Nulla è normale, fallo dai. Sei bella, ma è scontato di io. Sei come arte, resta zitto. No, non sto bene, lasciami, ti conviene. E scusami, se quando penso a te sono fuori di me. E siamo di nuovo online su Weblight TV, questa è Music Destination. Siamo con Kali. Abbiamo appena ascoltato lei, una canzone che abbiamo parlato fino adesso, insomma, delle battle. Chi ci ascoltava dice: Ma come, questi parlano di battaglie? Poi pezzo romanticone, quindi l'amore fa sempre il suo alla fine. Allora, questo qui è un pezzo che è il pezzo di debutto dell'album che uscirà a novembre. Nell'album ho voluto mettere, diciamo, tante tracce, tante canzoni che facevano capire anche il mio percorso. Ci sono delle canzoni più rap, delle canzoni un po' più trap, delle canzoni un po' sentimentali. C'è una canzone che parla di tutta la mia vita e poi c'è anche questa canzone che è lei, che è un pezzo un po' più sì, romantico, introspettivo, ma se l'avete ascoltato bene, anche questo parla della mia vita, quindi parla dei miei trascorsi, dei miei amori, delle cose andate bene, delle cose andate male, di queste cose qua. Comunque, di fondo, tutta la musica, ovviamente, però il rap racconta sempre quello che è, diciamo, o il percorso, il proprio percorso, ma spesso anche il vissuto, no? E anche in questo caso, anche lei è proprio il tuo vissuto, è la parte, diciamo, come dire, amorosa dell'amore, comunque fa parte del vissuto di ognuno di noi.
Esatto, ma vedi, il rap nasce come rappresentazione del disagio sociale, quindi di quello che non ti sta bene, che vedi che anche nel governo, politico, tutto quanto, quindi è una rappresentazione di questo disagio sociale. In più si può raccontare benissimo la propria storia, quello che si vede, quello che ci circonda. Io in questo album, che si chiamerà proprio Cali, l'album perché parla proprio di me. A 360 ho voluto lasciare un'impronta e quando lo ascolterete poi mi direte se ce l'ho fatta perché vorrei che si sentisse proprio la mia vita in questo album, le mie sensazioni, le mie emozioni. Ascolta, proprio parlando proprio di emozioni, no? Veniamo da un periodo che sappiamo tutti, insomma, molto, molto, molto strong, molto forte. Per te che sei, ecco, per un rapper che scrive di emozioni, com'è stato questo anno e mezzo, e specialmente i primi mesi in cui stavamo proprio dentro casa, che non si usciva, poi non c'erano i live, come l'hai vissuta? Allora, è stato duro come per tutti, mi ha aiutato tanto lo sport perché ho sempre fatto palestra, mi sono sempre mantenuto in forma, quindi per fortuna ho continuato l'attività fisica da casa, mi ha aiutato tanto il lavoro perché mi occupo di olio, perché questa qui non è la mia professione, diciamo che mi occupo di olio e quindi essendo un bene essenziale ho sempre lavorato. E questa cosa qui mi ha fatto pesare un pochettino di meno perché vedo tanti miei amici che magari erano a casa, una cosa o un'altra, hanno sofferto molto di più. Quindi io cercavo di lavorare, tornavo a casa, facevo i miei esercizi a casa, videochiamate con amici, comunque è stato pesante. L'unica cosa positiva di questo periodo è stata la scrittura, perché io come persona quando sto bene non riesco a scrivere tanto, perché non ho tanto da scrivere. Invece quando sto male, come quel periodo, quando sto male ho un po' di paura, insicurezza, non sai bene anche il futuro come che cosa succederà, ho scritto tanto e ho scritto l'album anche. Quindi venendo proprio a questo album che uscirà a breve, insomma, parlaci insomma del tuo cassetto, insomma, se lo apriamo all'interno che cosa c'è? Ma all'interno c'è Cali, che è un ragazzo come tutti gli altri, mi definisco una persona semplice, ma con tanta voglia di fare e molto curiosa. Questa curiosità mi dà modo di scoprire sempre cose nuove. Quest'album, secondo me, è veramente vario, perché si può passare da una canzone come Demoni, che fa capire, cioè che spiega i miei demoni interiori. Il bene e il male che c'è dentro di noi, le persone a cui ci aggrappiamo e che spesso ci portano a delle brutte cose, ma siamo sempre noi a decidere con la nostra testa. Ci può essere un'altra canzone come lei che parla del mio percorso, cioè della mia vita, amorosa, delle mie storie passate, delle delusioni. C'è un'altra canzone come Cali che parla proprio della mia vita 360, quindi di quando ho lasciato ragioneria, di quando sono stato arrestato, e poi tante altre cose che non vi dirò, se no poi non vi ascoltate più l'album. Esattamente, esatto, quindi aspettiamo l'album che esce. Ascolta, l'ultima domanda prima di salutarci, negli ultimi anni, insomma, per chi segue per esempio i talent, prendiamo il talent quello per eccellenza che è X Factor, per esempio, si è passati mano a mano dal pop puro, ci sono state delle contaminazioni, diciamo così, un po' rock, però tanto, tanto rap, tanta trap. Secondo te, cos'è? Come mai? Cioè, per moda oppure si sta evolvendo il mercato musicale? Ma io posso dire finalmente, perché siamo sempre un pochettino indietro rispetto ad altre nazioni. Il rap ormai è un dato di fatto, è ovunque, anche ti basta fare un giro. Io, ad esempio, ieri sono andato a fare la spesa al centro commerciale, ho trovato questi ragazzi lì fuori che facevano freestyle, che avranno avuto una ventina d'anni, e mi ci sono buttato anch'io. Poco più avanti c'erano altri ragazzi che lo facevano, accendi la TV e lo vedi, senti le canzoni, senti magari Sfera Ebbasta, Madame. Ormai è come giusto che sia, è un nuovo genere che ha preso parte e va rappresentato nei talent anche, secondo me. Perfetto, siamo agli sgoccioli, l'ultimissima proprio delle domande per i nostri ascoltatori che vogliono iniziare a seguirti, dove ti trovano e come ti trovano. Allora, su Instagram il mio profilo è Kali Official, su Facebook è Kali e basta. E mentre se volete ascoltare le mie canzoni basta andare su tutte le piattaforme digitali e scrivere Kali con la doppia A. E se scrivete Kali lei sentirete lei, ma prima di lei ho fatto altri due brani che si chiamano Smetto Dopo ed Eterno. E questi sono bene o male i miei contatti.
Perfetto, allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire Cali, perché come si dice a Roma è forte e gagliardo, e noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, e per gli ascoltatori rimanete con Weblet TV e continuate a seguirci. Ciao. Grazie Cali. Buona serata, ciao a tutti, ciao ciao.